anche se al betting ovviamente Crisolo è il chiarissimo punto di riferimento, è lui l'ultimo che deve prendere posizione. Partiti! Un break un po' incerto in coda per Misty Daggers e Crisolo va subito in prima linea insieme a Canarina, Abanol Air al largo e Misty Daggers in coda al quartetto. Crisolo in vantaggio, Canarina di dentro con la giubba azzurra e gialla, di fuori Avalon Air con il paraombre e Misty Daggers nella scia di quest'ultima con la giubba grigia. Crisolo in evidenza, è una lunghezza a suo margine di vantaggio rispetto ad Avalon Air che nel frattempo ha superato Canarina, Misty Daggers sempre in coda. In effetti il terreno sembra decisamente faticoso adesso, mentre Crisolo mantiene saldamente il comando delle operazioni. Al largo Avalon Air, all'interno Canarina e Misty Daggers che adesso prova a muovere al largo di tutti. Siamo in vista dei 400, Crisolo inizia a sveltire su Avalon Air al largo che però insiste, all'interno anche Canarina, poi Misty Daggers, Avalon Air passa su Crisolo che entra in difficoltà, all'interno Canarina che a sua volta parte all'ultimo furlong, sono in lizza Avalon Air e Canarina, quest'ultima all'interno su Avalon Air di fuori che prova ancora, Canarina che nell'ultimo tratto è passata. Canarina che regola Avalon Air, al terzo Crisolo, poi Mystic Daggers. Vittoria per Canarina che concede il bis rispetto al suo precedente successo. Colpisce Luca Magnizzi per la schema sei colori, il signor Giorgi al training.